Hai mai provato una mattina di primavera a prendere la bicicletta e ad andare in Scandinavia? E allora come facevo? Dai, insieme, uno, due, tre. Prova! La maggioranza delle persone qui presenti hanno detto che vorrebbero dei personaggi famosi. Noi non ne abbiamo questa sera in trasmissione, ne abbiamo non di famosi ma di bravi, i gatti di Vicolo Miracoli. Eccoli qui, i gatti. Siamo i gatti di Vicolo Miracoli. Cosa siamo? Siamo dei cantanti, attori, dei saltimbanchi. Sì, dei cantatori saltimbanchi. La nostra matrice è il cabaret, dal quale appunto arriviamo dopo 4 anni di esperienza. Come vedete, noi siamo in 4, ci vogliamo molto bene, ci stimiamo a vicenza. Sì, questo è vero. Sì, insomma, non abbiamo problemi, ragazzi, non ci invidiamo, sì, appunto, e non c'è nessun rancore tra di noi. No, anzi, non c'è nessun problema, però nonostante tutto io vorrei dire una cosa così, una notazione di carattere personale. Notavo che mentre voi parlavate tutti gli occhi del pubblico erano rivolti verso di me, e così andrà a finire come al solito che anche questa sera si riscontrerà un mio indiscusso successo personale. Grazie. Scusatelo, è il nostro grasso nella manica. Una sera Umberto Smaila venne a casa mia e mi disse: senti, io sto riunendo un gruppo e andiamo a Roma. E io, che proprio ero disperato perché non sapevo cosa fare, io stavo per partire volontario, militare, perché ero proprio un po' sbandatello così in quegli anni, non si sapeva bene cosa fare. Accettai e una mattina partimmo con un pulmino ghiacciato. Ascoltare, noi avere rimorchiato questa qua per... Ma questa essere tedesca, non ci capire, dacci una mano, tradurre, dai. Nino Guerrini, grande regista scomparso prematuramente, comunque grande regista, ci scritturò improvvisamente, venne da noi Manzotti, dice: oh ragazzi, vi vogliono per un film. Dico: come, siamo neanche arrivati a Roma, ci vogliono già per un film. Allora quindi ci presentammo in questa caserma a fare questo colonnello Buttiglione, ci diedero le parti, però vedevo che c'era poca gente in giro, così, vabbè. Il secondo giorno andiamo lì, lavoriamo ancora, a un certo punto vengono fuori tutti gli altri attori del film, che abbiamo scoperto che erano in sciopero, che ci volevano menare, perché quindi noi eravamo visti come i crumiri. Hai provato una mattina bere l'idroglicerina e scoppiare di salute dopo un po'. Prova! A Roma una sera, in un ristorante, dove noi ormai per svoltare, perché avevamo finito i soldi, giravamo con la chitarra cercando di rimediare la cena con degli spettacolini estemporanei, incontrammo Cino Tortorella, ovvero il mago Zurlì, il quale si innamorò di noi e ci dice: ma voi cosa fate qua a Roma? Lasciate stare. Andiamo a Milano, ci portò al Derby Club, ci buttarono sul palco dopo Cocchi e Renato, cioè una follia, però insomma funzionammo. Le nostre testimonianze televisive dei primi anni, cioè non si capisce chi eravamo noi, perché ci facevamo fare alla fine, ci facevamo fare 2 o 3 pezzi, poi ci facevamo fare una canzoncina da cui non si capiva che noi facevamo ridere, che eravamo divertenti, così. Fino a che sempre il mago Zurlì ci propose di fare una trasmissione per la TV dei ragazzi, che si chiamava Gioco Città, dove ci lasciò a briglia libera. Now she's lonely walking down your street. She's looking for a bite to eat. Pippo Baudo ci chiamò per Non Stop, perché originariamente doveva presentarla lui Non Stop. In attesa di partire per la Sicilia, i 1000 si abbronzano a quarzo. Trapani capì che noi dovevamo essere puntualizzati uno per uno. Capito? Tutti quelli che vennero da Non Stop fecero i loro film. Quasi quasi mi faccio una doccia. Oh, forza ragazzi, adesso vi state eccitando, Avvicinatevi piano piano alla doccia per spiare la dottoressa nuda. Avvicinatevi su, dai, quatti, quatti. Sì, dai, così, sì, così, così, sì. Ecco, più allupati, più eccitati, più allupati. Ecco, ecco, sì, dai. No! Ah! Oh!
cotto. Ma guardi che io dopo la sposo, eh. Poi una vacanza bestiale, dove ricevemmo la critica più breve, penso, di un film di Morandini, che diceva una vacanza bestiale, punto. Bestiale anche il film. Milano-Roma, 3 ore e 6 minuti primi, e non ho messo neanche la seconda. Il minimo per uno che si chiama Guido. In una vacanza bestiale recitò con noi il nostro tecnico delle luci, che si chiamava Diego Abbatantuono, e che si era inventato questa parlata che faceva in cabaret ogni sera al derby, la parlata, quella del meridionale, eccezionale, insomma, nota a tutti. Niente, c'è stato un simpatico variamento, proprio in sfumatura. Aziz, il portiere beduino, invece di prenotare 10 stanze come previsto, ne ha prenotato solamente 3. Ma scusa. Beh, no, non è possibile. E allora significamente è che i primi che arrivano su si beccano i letti, gli altri si arrangiano. I romani con noi erano molto diffidenti. Ma lui, poverino, fece tutto il film in italiano. E alla fine della lavorazione si pentirono. Anche perché era uscito un altro film dove Diego faceva quella parlata lì, che ebbe un grande successo. Allora gli dissero: adesso ti devi doppiare in Terruncello. Solo che lui, proprio in quel momento, il film doveva uscire, ebbe un guaio alle corde vocali e fu doppiato da Teo Teocoli. Questa è una che in quel film faceva anche un altro personaggio di persona, faceva il venditore tappeto morocco. Tappeti? Tappetino! Tappeto di Marocco! Compra il tappeto di Marocco! Io do 3 tappeto di Marocco! Milo liro do tappeto di Marocco! Ma quale milo liro? Tappeto milo liro! Ma tassametro 328 milo liro! Marocco, paga! Carlo Vanzina e Enrico mi chiamarono, mi disse: guarda che... Dice, noi ci siamo accorti che tu sei un po' tenuto dal film di gruppo. Dice, guarda che tu... c'hai la faccia che può fare il protagonista. Insomma, incominciarono a mettermi qualche mosca nell'orecchio. Noi come gruppo eravamo un po' in crisi, ma non in crisi di amicizia, eravamo in crisi di età. Eravamo in crisi di età perché cominciavamo ad avere quei 30 anni dove ancora non avevamo raccolto. Sì, avevamo avuto un grande successo, che però non eravamo poi riusciti a confermare con una trasmissione tutta nostra, i due film, il secondo era andato così, insomma eravamo un po'... E io, insomma, di fronte poi a un'offerta cinematografica, non me la sentii di dire di no. Schiva, sembri un torso, muoviti! Schiva, dai che dopo ti faccio una bella spremutina! E adesso più veloce, via! Amai molto farmi quella gavetta con Bomber, perché Bud Spencer mi insegnò proprio l'ABC del cinema, sia davanti alla macchina da presa che fuori, come farmi rispettare sul set, come farmi dare la roulotte più grossa. Sinistra! No? Ah, sciacqua fresh. Non posso più restare, ho già quasi 30 anni, ci sono i miei amici che troppo sono nonni. Arriva l'occasione e io la... schiappo al volo, finalmente vado a vivere da solo. Bronzatissimo. Prendimi un colpo. Per tenere su la quotazione del box office mi sparavo anche Sapore di mare, le vacanze di Natale, poi tutti gli Yuppies, e poi insomma, che poi sono quelli che, voglio dire, sono diventati dei veri culti per i ragazzi degli anni Ottanta. E voilà. La ballerina sarà lì così che si consuma l'occhio. Signora, le piaccio? Dai. Ma la stronza. L'incontro con Marco Ferreri avvenne in macchina, cioè in questo senso, io stavo guidando e rischiai anche la vita perché suonò il telefonino. Allora ancora non toglievano i punti se rispondevi. Allora io risposi al telefonino e... telefonino, erano quelle robe un po' grosse così. E sentii una voce che io pensavo che era Smaila, perché Smaila mi fa sempre gli scherzi, fa le voci di tutti, le cose. Che mi disse: Jerry Calà! Dico sì, sono Marco Ferreri,
Come te sei, come sei te come attore drammatico? Io dicevo, io dico bravissimo, gli ho detto subito io. Ah, bene, bene, allora famo un film, mi ha detto. Scegliamo insieme Sabrina Ferilli, che da lì poi ebbe il grande. Perché io, lui voleva prendere un'altra, che io non dirò mai, sennò questa qua potrebbe anche venirmi a cercare. Lui aveva sul suo tavolo, cara Sabrina, te lo racconto, lui aveva sul, sul suo tavolo la foto di un'altra attrice. E io gli dissi, no, però io, siccome era un'attrice molto commerciale, io gli dissi, guarda, hai già preso me di molto commerciale, già ti diranno che sei un pazzo, se prendi pure questa, dico, invece cerchiamo di prendere un, un'attrice nuova. Dice, guarda, e io gli dissi, guarda questa, guarda questa. E così è nata Sabrina Ferilli come protagonista di cinema. Come sono caduto in basso. Carlo? Che devo fare? Ah, te lo insegno io che sono un gran maestro. Incomincia a muovere il tubo, forza, girati, un gadget. Brava, girati, girati un po', brava, brava, brava. Ah, che brava, così, così, così. Lui era un grande perché non aveva puzza sotto il naso. Mi ricordo che io, dopo aver fatto quel film, che insomma era un film importante, un film che è andato al Festival di Berlino, un film che mi ha fatto vincere un premio della critica italiana, dopo gli dissi, ma senti, ma adesso mi hanno offerto abbronzatissimi, gli ho detto io non lo faccio, lui mi ha detto se non lo fai te ce mando io a carcere il culo. È un talento naturale, capisci Gerry? E questa io ne ho viste di ragazze, ma come lei, lei canta, recita e balla, Samantha? A dai. Me Ambra mi fa una pippa. Passaggio alla, alla regia è avvenuto in un momento anche un po' tragico per me, perché ho avuto un incidente io nel 94, ho avuto un incidente che mi ha messo sulla sedia a rotelle per molti mesi, insomma, in questo lavoro qua, insomma, è difficile poi rientrare. Poi ci sono le voci, già a Roma dicevano, oh, Gerry non cammina più, hai capito? Insomma, le solite benevolenze del bel nostro ambientino. Dai, andiamo a ballare, ma che roba, ci sono fighi della Madonna! Come stai calda? Sembra un po' una microonda stasera, rilassati. È questo pezzo che mi manda in over, preferisco i take back. Di fare un film su un problema che mi stava a cuore, cioè mi stava a cuore... Cioè non trovavo giusto che tutti, e non, continuo a non trovarlo giusto che tutti demonizzino la discoteca come se fosse l'unico problema che hanno i ragazzi. Il mio genere come regista è quello del film un po' corale. Infatti Giovanni Di Clemente mi chiamò subito, dice guarda ho visto il film, mi piace come fai tu. Però dice facciamo un film sulla, un po' più... sulla tua generazione. Allora abbiamo fatto questo Inaffidabili, che non è, dico la verità, non ha avuto molto successo, ma non ha avuto molto successo perché, e questo non è stato così, è stata un po' una nostra ingenuità, il pubblico del cinema oggi è un po' schizzinoso nei confronti di quelli che fanno la televisione. Io non parlo mai di nostalgia perché non è un sentimento che conosco poco. Io ricordo con grande allegria e soprattutto non ho nostalgia, perché queste cose che adesso sto raccontando a voi io le ricordo con i miei amici con i quali le ho vissute. Cioè, fallo bene, cioè.